Seconda vittoria esterna consecutiva per il Volleybus bergamasca Lurano, che torna da Binasco con 3 punti e la terza posizione consolidata al termine di una gara portata a casa più con intelligenza tattica che con il bel gioco. Inizialmente coach Locatelli si affida alle mani di Nisoli per ispirare i due martelli Necchi e Forlani, e le due, nonostante qualche problema fisico, non deludono e piazzano un bottino di 43 punti. A completare il sestetto le due centrali Rivoltelle e Avogadri, con Zucchetti ed Eliana Colonetti nel ruolo di libero a sostituire Michele Anselmi, non in perfette condizioni. L'inizio di gara fa pensare ad una trasferta negativa, errori e poca reattività portano le ragazze luranesi a subire un iniziale 8-1 che sarà decisivo alla fine del primo set, vinto dalle ragazze di Mister Cervone 25-21. A cambio campo Locatelli manda in campo Ferri per Nisoli e Arnoldi, debutto in Serie C per Zucchetti, e la sostituzione paga. Set equilibrato fino al 10 pari, poi Lurano gira la partita e scappa via sulle 21-15 grazie ad un muro di Rivoltella e agli attacchi vincenti di Forlani e Necchi. Lurano vince 25-18 e fa 1-1. Altro avvio da incubo nel terzo set per il Volleybus bergamasca, che subisce un altro parziale da tagliare le gambe e ancora 8-1 per Binasco. La reazione di Lurano c'è e si fa sentire. Le battute tornano ad essere incisive e si arriva all'aggancio grazie a Necchi e Arnoldi. Lurano allunga 20-16 e chiude senza patemi 25-20. Binasco potrebbe crollare, ma invece, nonostante un iniziale 4-0, non si disunisce e decide comunque di vender cara la pelle. Anche il quarto parziale è molto combattuto e le ragazze di coach Locatelli devono mantenere alta la concentrazione e giocare precise fino alla fine, vincendo 25-16. Dopo la pausa, per le festività pasquali, Volleybus bergamasca Lurano è attesa all'incontro casalingo contro Senago, squadra che all'andata inflisse una pesante sconfitta alla compagine bergamasca.